Buonasera a tutti, amici del Corriere Romagna. Siamo qui con Davide Tardozzi, dirigente del reparto Corse Ducati, che ha fatto manbassa di titoli nel 2022 MotoGP, piloti, costruttori, team. Avete vinto tutto, che il 23 si presenta a Madonna di Campiglio con un Enea Bastianini riminese, terzo di classifica, il campione del mondo, soprattutto Pecco Bagnaia. Allora, siamo qui ospiti del Gresini Racing che si presenta, una squadra che l'anno scorso aveva regalato 4 vittorie e altri risultati importanti, miglior team, miglior pilota, diciamo clienti, terzo nella mondiale. Cosa possiamo dire di questa squadra? Beh, la squadra ha fatto un lavoro enorme, i risultati parlano per loro, ma credo che questo sia merito di Fausto che ha lasciato la squadra, purtroppo non essendoci più lui, ha lasciato una squadra ad un altissimo livello, quindi vuol dire che ha lavorato benissimo con i suoi collaboratori che hanno portato avanti insieme a Nadia un lavoro incredibile. Quindi siamo assolutamente felici di continuare per il prossimo anno e spero per i prossimi anni con Team Gresini. Cosa ti aspetti da Alex Marquez? Molto di più, non è che mi aspetto, sono certo che farà molto meglio di quello che ha fatto in MotoGP negli anni passati, quindi sono sicuro che avrà delle grosse opportunità e sono certo che qualche volta lotterà anche più in fondo. Il 23 lunedì presentate a Madonna di Campiglio il vostro team, avete il primo e il terzo nella classifica mondiale, due galli nel pollaio, molti si aspettano l'esplosione, tu che cosa pensi? Non ci saranno problemi, sono due ragazzi intelligenti, ognuno ovviamente ha l'obiettivo di vincere il mondiale, ognuno dei due, ma chiaramente la gestiremo al meglio, ma ribadisco che è un problema che secondo noi tutti vorrebbero avere, ma fortunatamente ce l'abbiamo noi. Meglio esprimere il secondo, dicevi prima, del 20° e 21°. Meglio avere il primo e il terzo che il 20°, 21°, 22°, quindi ben vengano questi problemi. Un'ultima riflessione sulla sprint race, sarà la grande novità di questo 2023, una gara veloce di meno giri che però presenta rischi e anche difficoltà nella gestione. Sicuramente bisognerà approcciare il weekend di gara in modo diverso, i nostri ingegneri stanno già studiando queste cose, io credo che la sprint race metterà sicuramente più sotto pressione i piloti, però sono certo che nel giro di poche gare andremo a regime e non ci saranno problemi. Perfetto, io ti ringrazio moltissimo e ti auguro una stagione 2023 pari al 2022 che, in cui No, avete mangiato tutto. no. Vogliamo di più, abbiamo Ancora di fatto più. primo e terzo, l'obiettivo è primo e secondo. Prima mi ero sbagliato, l'ho detto primo e secondo, magari ho visto nel futuro. Ti saluto e grazie tante. Ciao a E un tutti. saluto a tutti.